Buonasera amici di Fano TV, benvenuti a Dopo Cena, una nuova puntata nella quale affronteremo un nuovo argomento. Parleremo questa sera di nutrizione. Noi tutti i giorni mangiamo, ci alimentiamo e quindi nutriamo il nostro corpo e quello che introduciamo nel nostro corpo per chiare reazioni chimiche ha delle conseguenze sulla nostra pelle, sulla nostra estetica e sul nostro fisico. Allora, partiamo da un approccio corretto, un approccio in ambito medico e lo facciamo con la dottoressa Giada Moscatelli, biologa nutrizionista che si occupa appunto di questa tipologia di approccio alimentare. Vuol dire non un approccio dietetico, ma un corretto approccio di alimentazione. Innanzitutto la ringraziamo per essere qui con noi. Grazie a voi, Buonasera. buonasera. Allora, capiamo come il discorso estetico e di bellezza si lega, lo faremo insieme questa sera, a un discorso di corretta alimentazione. Quindi parleremo di nutrigenetica, campo nel quale lei è sicuramente esperta, legata poi a un collegamento naturale per chi vuole giustamente migliorare o anche per necessità di salute, affrontare una dieta o un dimagrimento. Allora, capiamo che cos'è il concetto madre, ovvero sia, non parliamo di dieta, insomma, o No, perlomeno non della solita dieta. no, esatto, perché a me non piace tanto parlare, non piace proprio la parola dieta, perché la dieta dà un'idea di qualcosa di restrittivo, di un, diciamo, di una privazione, di qualcosa che uno fa, diciamo, in maniera forzata sul nostro corpo. In realtà a me piace parlare più di educazione alimentare, perché è molto importante nutrirsi in maniera consapevole e capire che la dieta, quindi uno stile alimentare, è qualcosa che ci deve seguire per tutta la vita, perché appunto è importante per mantenerci in salute, ma anche per sentirci bene con il nostro corpo, quindi diciamo per mantenere o ritrovare uno stato di benessere. È proprio in quest'ottica che nasce anche la collaborazione con il Centro Bellezza Baccarat, dove noi tentiamo di dare ai nostri clienti diciamo un aiuto, un supporto a 360 gradi. Quindi loro possono trovare sia trattamenti estetici più adatti alla loro persona, ma anche un supporto a livello nutrizionale, perché comunque diciamo che l'alimentazione, come dicevamo, visto che noi ci nutriamo tutti i giorni, l'alimentazione è importante sia per il discorso magari del dimagrimento, ma non solo, perché è importante anche magari per avere una pelle più luminosa, per contrastare l'invecchiamento. E da questo punto di vista, lavorare in sinergia, quindi sia dal punto di vista di di un piano nutrizionale personalizzato, che da un punto di vista, diciamo, di trattamenti estetici, personalizzati, possiamo ottenere i risultati migliori. Ecco, quindi agire in sinergismo tra Sì. estetica e nutrizione migliora la performance poi di quelle che sono le applicazioni e di quello che uno decide di fare come trattamenti. Traduco un po' in soldoni, se noi andiamo, faccio l'esempio di un mobile da restaurare, se agiamo su un legno molto deperito, molto tarlato, molto, insomma, un substrato molto danneggiato, per quanto valido, incisivo e preciso può essere il trattamento, non riavremo mai una situazione di origine. Invece, se agiamo su un Sì. substrato, in questo caso la pelle, il nostro derma, che non è una cosa inanimata, la pelle, il derma è un organo del nostro corpo attivo e vivo e vitale. E miglioriamo poi anche la risposta che Esatto. la cute, che la pelle dà ai trattamenti. Esattamente. E infatti è anche importante, ad esempio, non solo per la pelle, ma anche, ad esempio, se uno inizia un trattamento dietetico, quindi perché magari ha bisogno di perdere tanti chili, è logico che a quel punto un trattamento estetico può aiutare a ritrovare anche la tonicità e quindi, diciamo, a riconquistare anche una forma migliore al di là di quello che è stato poi il dimagrimento. Certo, qui abbiamo una slide che ci ha portato, dottoressa, che parla di nutrigenetica e nutrigenomica. Sono anche argomenti di gran moda in questo momento. Sì, esatto, sono due. La genetica ultimamente si sta molto applicando all'alimentazione e alla nutrizione e va detto che
la genetica non è una magia, quindi non è che possiamo indagare tutto con la genetica, però ci può essere d'aiuto per magari trovare un piano nutrizionale proprio altamente personalizzato, oppure anche dei trattamenti estetici più consoni per la persona in base alle sue predisposizioni genetiche. La genetica analizza che cosa? Due aspetti, diciamo due correlazioni con l'alimentazione. Per questo abbiamo la nutrigenomica, dove viene analizzato l'effetto dei nutrienti, di ciò che mangiamo sul nostro DNA, e da qui la grande, diciamo, branca degli alimenti funzionali, quindi alimenti addizionati con magari vitamine e altri nutrienti. E poi abbiamo la nutrigenetica invece. La nutrigenetica fa praticamente l'opposto, cioè analizza il DNA personale, che è unico perché ognuno di noi ha un patrimonio genetico unico, e da questa analisi possiamo ricavare delle informazioni importanti. Come dicevo, non tutte le informazioni, perché sarebbe impossibile, però alcune informazioni importanti per capire quali alimenti possiamo magari mangiare con più tranquillità, a quali alimenti dobbiamo fare un po' più attenzione, e quindi in questo modo possiamo proprio strutturare un piano nutrizionale ad hoc. Quindi viene in soccorso la nutrigenetica a chi, come lei, lavora in ambito anche poi di estetica e di dimagrimento mirato anche a un fattore poi esatto, di risultato. Esatto, perché ci sono magari, è facile vederlo tutti i giorni, ci sono delle persone che tendono ad accumulare grasso più in certi punti, altre in altri, e poi anche il discorso magari, proprio come dicevamo prima, della pelle, perché ci sono delle persone che rispondono in maniera migliore agli stress ambientali, quindi riescono a detossificarsi in maniera più veloce e migliore, ma ci sono altre persone che invece hanno bisogno magari di un aiuto, hanno bisogno di più antiossidanti, quindi più verdure, di prodotti mirati, di trattamenti mirati, magari anche per stimolare la produzione di collagene o l'idratazione. Certo, noi spesso quando sentiamo parlare di atteggiamento alimentare, chiamiamolo così, visto che dieta cerchiamo di bandirlo dal nostro vocabolario, sentiamo dire, luogo comune, ma ho drasticamente ridotto le quantità, ho eliminato pane e pasta e non dimagrisco di un grammo. Questo perché? Perché probabilmente il nostro approccio verso quell'alimento è un approccio che noi pensiamo corretto, ma in realtà non è così, perché eliminando i carboidrati forse per noi non sono quelli che dobbiamo eliminare. Insomma, quindi, no? Esatto. Questo è un concetto che spesso si sente quando si parla di dieta. Sì. Uno, la prima cosa che viene da pensare, elimino carboidrati. Sì, pasta e pane, invece in realtà non è così. Invece vediamo che appunto la predisposizione è importante. Questa slide parla chiaro. Sì, infatti uno si potrebbe chiedere perché devo fare un test genetico o voglio fare un test genetico. Certo. Con un test genetico innanzitutto va detto che possiamo indagare diversi aspetti delle nostre predisposizioni, perché in realtà poi dal colloquio con il cliente, dalla sua conformazione che noi andiamo a rilevare, possiamo poi decidere quali geni andare ad analizzare, magari anche dalla sua storia, dalla sua anamnesi, se ci sono genitori più o meno in sovrappeso, quindi da lì andare a vedere che cosa indagare. Perché con la genetica, come si può vedere dalla slide, possiamo indagare diversi aspetti, per cui possiamo vedere se abbiamo magari delle predisposizioni magari a intolleranze o celiachia, oppure se abbiamo una predisposizione all'obesità, quindi se il nostro organismo tende, piuttosto che utilizzare i nutrienti a scopo energetico, magari tende di più ad accumularli sotto forma di grasso. Oppure possiamo anche, come dicevo prima, andare a indagare la capacità del nostro organismo di detossificare le nostre cellule, quindi di rispondere allo stress ambientale, che purtroppo oggi lo stress ce l'abbiamo tutti, quindi ecco, ci sono persone che rispondono più o meno diventerà bene. Diventerà genetico anche lo stress fra un po'. Ma lo stress alla fine non è neanche negativo, è la nostra capacità di rispondere allo stress che è importante, quindi di contrastare, diciamo, i radicali liberi, quindi... È successo spesso che molte persone si sono accorte di essere intolleranti al glutine oppure ad altri alimenti in età adulta, quindi magari si sono, per dire, no, alimentati per 20, 30 anni, 40 anni in maniera
non scorretta, però sbagliata perlomeno. Beh, oddio, in realtà diciamo una cosa che ci tengo a precisare. Quindi il test è importante per questo. Il test è importante, però un test genetico non è mai diagnostico, ma è predittivo. Predittivo. Cioè ci dà un'idea di magari di qualcosa a cui noi siamo portati. È logico che magari se risulta una predisposizione all'intolleranza al glutine o alla celiachia e magari ci sono altri casi in famiglia, perché poi anche la celiachia ha un'origine appunto genetica, possiamo decidere di fare una dieta con farine che contengono poco glutine, oppure perché non è necessario eliminarle del tutto, perché non è detto che eliminando il glutine non andremo incontro alla celiachia, questo no, però sicuramente possiamo migliorare la nostra dieta, quindi cercare di utilizzare appunto cereali o farine che contengono poco glutine. Oppure può essere anche d'aiuto perché nel momento in cui si presentano magari eventuali sintomi di una celiachia, uno può subito decidere di andare a fare poi tramite il medico delle indagini degli ad hoc. Degli approfondimenti maggiori. Allora, se ecco, un cliente decide di affrontare un trattamento estetico, qualsiasi sia il proprio pensiero in funzione di quello che è la sua visione in quel momento per lui, dove li può fare i test e come vengono articolati da voi e dal centro estetico Baccarà? Allora, per tutti i clienti del centro estetico Baccarà, centro bellezza. Baccarà, che poi non è casuale questo nome, però esatto. È un centro bellezza nel senso che al centro Baccarà ci si prende cura della persona a 360 gradi, per il proprio benessere, per la propria bellezza appunto. Chi decide di fare o vuole avere anche informazioni in più per fare questi test o una consulta nutrizionale si può rivolgere direttamente al centro se cliente del centro oppure direttamente a me se vuole venire nel mio studio. E come si svolge il consulto nutrizionale? Che poi sta alla base anche del test genetico, perché non è che uno dice vabbè analizzo certi geni così a caso, anche perché come si può vedere dalla slide ci sono diversi geni che si possono analizzare in base appunto alla situazione personale. Quindi quello che ci tenevo a dire è che è necessario fare un consulto nutrizionale. Come si svolge il consulto nutrizionale? Innanzitutto c'è una accurata anamnesi, quindi di quella che è la storia personale. Poi viene fatta tutta un'analisi antropometrica, quindi si prendono le misure, plicometrica per vedere la distribuzione del grasso e anche adipometrica che praticamente questo strumento esatto. Che aleggia sul nostro tavolino che eccolo dalla qua. Forma strana, che cos'è? Non è una pistola? Insomma. No, in realtà questa è una cioè è un piccolo ecografo che ci permette di misurare il grasso corporeo in diversi punti e quindi ci permette di ottenere una valutazione corporea completa della persona, quindi vedere quanta massa grassa ha, in quali punti ce l'ha e una volta fatte tutte queste indagini possiamo appunto parlare di un eventuale test genetico e vedere magari quali geni, come dicevo, analizzare, perché appunto attraverso l'analisi di determinati geni possiamo avere una valutazione del nostro metabolismo a livello proprio personale, perché poi un test genetico è valido per tutta la vita, non è che i nostri geni cambiano, quindi le indicazioni che otteniamo sono valide per tutta la vita. E conoscendo appunto questi metabolismi possiamo agire in maniera appropriata a livello nutrizionale, quindi con un piano nutrizionale altamente personalizzato, ma anche andare ad agire a livello estetico con dei trattamenti che poi Barbara e Susanna del Centro Bellezza potranno consigliare ai loro clienti in maniera diciamo ancora più personalizzata in relazione a questa visita, a questo diciamo a questa valutazione corporea e anche ai risultati magari del test, oppure comunque possono le persone trovare un'indicazione utile per tutta la vita con le loro magari predisposizioni a eventuali patologie, intolleranze, allergie e così via, in modo anche di poter strutturare un'alimentazione anche se non mirata in questo momento al dimagrimento
o alla perdita di peso, ma un'alimentazione strutturata proprio sulla persona, quindi per mantenere anche lo stato di benessere attuale. Perché... Certo, perché poi insomma i risultati magari con grossi sforzi e grossi sacrifici e anche trattamenti conseguenti si raggiungono, poi bisogna anche cercare di mantenerli, insomma. E quindi esatto. Questo è anche un approccio corretto da fare, se decidi uno stile di vita che sì. sia... insomma costante nel tempo, se no... Sì, infatti è per quello che esatto, per quello che non mi piace parlare tanto di dieta, ma di stile alimentare. Esatto. E poi anche a questo riguardo io cerco di parlare molto con la persona, infatti un consulto dura più o meno un'oretta per capire quelle che sono le abitudini, le esigenze, i gusti, in modo da... da correggere quelle che sono le abitudini sbagliate e portare pian piano la persona ad avere un'alimentazione corretta che deve durare poi per tutta la vita. Per tutta la vita. Anche perché non è quello che facciamo il sabato, la domenica che incide sul, certo. diciamo, sul nostro peso o sulla nostra salute, ma sono i piccoli errori quotidiani poi sì. che influiscono sì, sì, su... Vediamo la successiva che parla anche di un altro argomento. E qui c'era proprio l'analisi del DNA con il cotton fioc, che esatto, è che era non abbiamo... tipo CSI, no, viene in mente. Quello, ho messo anche questa immagine perché il test del DNA non è niente di invasivo, quindi non si esatto. tratta di prelievi o di sangue o chissà cosa, è semplicemente con un cotton fioc vengono prelevate alcune cellule dalla parte interna della guancia e questo cotton fioc poi viene inserito in un'apposita provetta che io poi diciamo spedisco ai laboratori di genetica con i quali collaboro per appunto effettuare questi test, perché sono laboratori che operano in tutto il territorio nazionale, si occupano sia di nutrigenetica ma anche di altri aspetti della genetica. Aspetti. Allora, noi vediamo nei film, nei telefilm che fanno no, questa operazione, la mettono nella maglia, che in 30 secondi gli sta... In realtà non è proprio così. No, ecco. No più o meno, ecco, per fare un'analisi del DNA ci vuole un po' di tempo, quindi diciamo la risposta arriva in genere in 10-15 giorni, arriva mail referto, dopodiché su tale referto si può diciamo stillare un piano nutrizionale o vedere anche quali trattamenti sono più idonei alla persona. Allora, abbiamo capito che insomma non è un test invasivo che possono fare tranquillamente da lei oppure eventualmente al centro. Esatto. Dopodiché scatta il piano B, insomma, cioè dopodiché si decide che tipologia sì. di trattamento iniziare a fare. Sì, infatti una volta effettuato il test genetico, come dicevo, io posso stilare per quanto riguarda le mie competenze, quindi il discorso nutrizionale, un piano nutrizionale altamente personalizzato, quindi diciamo vedere quali magari tipologie di carboidrati dare a una persona oppure no, dal mio punto di vista per quanto riguarda l'aspetto nutrizionale. Poi per quanto riguarda il discorso invece dei trattamenti estetici, ovviamente Barbara e Susanna hanno diverse tipologie, propongono diverse tipologie di trattamenti e sulla base magari dei risultati di questi test possono loro consigliare quello che è il trattamento più adatto alla persona. Perché fino ad oggi cosa succedeva? Che come veniva consigliato un trattamento estetico e o un piano nutrizionale sulla base delle analisi che abbiamo detto prima, quindi valutazione antropometrica, plicometrica o attraverso l'adipometro. E quindi era diciamo una valutazione sì personale, però non si andava oltre a quelle che sono ecco, le misurazioni classiche. Attraverso l'uso di questi test genetici invece è possibile approfondire ancora di più quella che è la nostra individualità, perché poi ogni persona ha un DNA unico e quindi ha certe caratteristiche che vediamo a livello macroscopico, quindi come colore dei capelli, degli certo. occhi, ma anche a livello microscopico, a livello dei metabolismi. Ognuno di noi è diverso dall'altro, quindi diciamo che le linee guida per una corretta alimentazione sono valide per tutti, però attraverso questa analisi genetica possiamo proprio andare diciamo, a modulare
l'alimentazione sulla persona, sulla capacità magari di metabolizzare in maniera più o meno efficiente appunto i carboidrati e gli zuccheri. Quindi magari una persona deve stare un po' più attenta sui carboidrati e un po' meno sui grassi, sempre nell'ottica di un'alimentazione ovviamente equilibrata. Non è che con questa analisi andiamo a stravolgere quelle che sono le indicazioni generali. Le privazioni e togliere completamente un alimento così di punto in bianco è sempre un approccio sbagliatissimo. Esatto, no? Specialmente su altri parametri. Specialmente poi se è fatto in maniera, diciamo, da soli, senza consultarsi, perché diciamo che tutti gli approcci alimentari possono essere più o meno validi, l'importante è che siano valutati sulla persona, perché, non so, un discorso banale, pasta a pranzo o pasta a cena, Dipende, perché non è vero che mangiare la pasta a cena fa ingrassare, che poi tra l'altro la pasta di per sé non fa ingrassare, dipende come la cogliamo, quanta ne mangiamo. Vabbè. Qui su questi divani abbiamo speso puntate intere a parlare di corretta alimentazione anche in ambito proprio un po' più gudurioso, quando si parla di vino, di olio, di cose. Quindi insomma abbiamo cercato nel nostro piccolo di far passare alcuni concetti. Però anche lì il discorso è sempre guardare la qualità piuttosto che la quantità. Perché comunque anche quando si parla di grassi, ad esempio di olio, di vino, un vino e un olio di buona qualità sicuramente ha dei riscontri positivi per quanto riguarda anche la salute. Quindi sono tutto quello che... Ecco, anche i grassi, gli oli non vanno eliminati. Poi noi nella nostra zona abbiamo un olio... Insomma, di cui abbiamo sentito sempre parlare. Allora, sul fronte estetico, penso che un argomento insomma, sul quali vengono bersagliati abbastanza frequentemente le sue colleghe del centro è il fronte cellulite. Insomma. L'alimentazione può dare una mano anche in questo ambito sul fronte cellulite oppure bisogna rassegnarsi? Insomma. Allora, no, può dare una mano e sicuramente una grossa mano da questo punto di vista. E anche in questo caso ci sono dei test appositi che possono magari rivelare la predisposizione alla cellulite, alla ritenzione idrica. E anche in questo caso parliamo di scarsa capacità di detossificazione, perché in realtà la cellulite deriva da un'intossicazione dell'organismo, quindi dall'accumulo di sostanze dannose per l'organismo che poi per le persone predisposte provocano appunto questo inestetismo. E l'alimentazione può essere molto utile perché ci sono degli alimenti notoriamente che aiutano a disintossicare l'organismo, quindi a drenare anche. E anche per quanto riguarda il discorso del drenare, quando noi andiamo a fare un'alimentazione volta appunto alla depurazione, alla disintossicazione, anche al drenaggio dei liquidi, è importante anche qui affiancare un trattamento estetico ad hoc, perché comunque quando noi andiamo a mobilitare le tossine, magari facendo un'alimentazione disintossicante, è anche importante poi aiutare queste tossine a fuoriuscire dal nostro corpo. Quindi sappiamo benissimo che attraverso certe tipologie di massaggi vengono appunto favorito il ricircolo linfatico e quindi è favorito appunto l'espulsione di queste tossine. E anche qui si vede appunto la sinergia fra alimentazione e estetica, perché comunque un trattamento estetico non è il semplice trucco, per dire, ecco, che è anche quello, ma si va anche ad agire in maniera più approfondita sul Oppure corpo. Oppure il massaggio, insomma, linfrodrenante che tutti più o meno conosciamo, però va fatto in maniera mirata. Esatto. Ecco. E sul fronte maschile invece agiamo di pari pari, no, visto che sono parte in causa, ugualmente, insomma, si può fare il medesimo approccio, no? Perché viene spontaneo pensare, no, al versante femminile, però anche dal versante maschile spesso ci sono approcci di questo tipo. Sì, è rivolto a tutti. È rivolto a tutti, sì, anche perché comunque è evidente, poi lo vediamo tutti i giorni, che magari la donna, ad esempio, ingrassa o ha particolari problematiche, l'uomo invece ingrassa in un altro modo. Quindi anche lì un'alimentazione fatta ad hoc già è un'alimentazione diversificata comunque fra uomo e donna, quella c'è sempre stata, perché comunque anche la massa muscolare, la massa grassa è diversa in percentuale fra uomo e donna.
Ma anche in questo caso ovviamente il test genetico va ad approfondire l'argomento, quindi diciamo benvenga, si può no, perché anche il versante maschile è diventato frequentatore di centri di bellezza e di centri estetici. Insomma. Sì. Penso che non sia peregrina la cosa di vederseli in studio. Ah, assolutamente, no, è molto frequente perché comunque, come dicevo anche all'inizio, curare l'alimentazione, curare l'estetica è anche un modo per volersi bene, per amarsi, prendersi cura di se stessi. Quindi per quello dicevo, non parliamo di privazione, ma parliamo piuttosto di amarsi, quindi proprio prendersi cura del proprio corpo, del proprio aspetto, perché poi quando stiamo bene con noi stessi stiamo meglio anche con gli altri, quindi è un approccio di questo tipo. Direi che è un approccio sano e le parole della dottoressa sono sicuramente le migliori parole sui quali possiamo chiudere questa puntata, nella quale abbiamo affrontato la simbiosi, il sinergismo d'azione che ci può essere tra un approccio nutrizionale corretto e poi un anche conseguente trattamento estetico che insomma remano dalla stessa parte, esatto, verso il benessere psicofisico della persona. Esatto. Dottoressa, io la ringrazio per essere stati qui con noi, essere stata sui nostri divani rossi, grazie. Grazie a voi. E magari ci sarà anche altra occasione per risentirci, perché insomma sono argomenti che sono estremamente stimolanti e poi tutto, ci perdonerete, non si riesce a discernere in una puntata di 25-30 minuti, quindi insomma grazie per essere stati con noi, io vi rimando ai prossimi appuntamenti con Dopocena. Arrivederci a tutti.